2 metri e 35 centimetri. Ventrale a Vladimir Yashchenko. Non so se ci siamo spiegati. Era il 1978 e mi portarono a Milano ai campionati europei di atletica leggera al coperto. 7 anni dopo quel parasport crollò sotto una nevicata memorabile. La vittoria di Vladimir con eroismo alla terza internazionale, una misura strappalacrime ottenuta dall'ultimo grande ventralista della storia. Con tanti saluti a Jacek Ciola e al suo amico Lech Wałęsa. Eppure quel gran fenicottero di Dietmar Mogheburg. L'unico fosforista giustificato è il compagno Javier Sotomayor. La Gazzetta dello Sport scrisse molto di quello che allora era il nuovo record mondiale del salto in alto. Vladimir Yashchenko saltò l'equivalente in altezza di una cabina telefonica. L'illustrazione sulla prima pagina del giornale sportivo era appunto questa cabina telefonica con il fotomontaggio di Vladimir che la saltava.